Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario. Oggi siamo qui con Mike. Allora ragazzi, siamo tornati un'altra volta in questo mondo perché inizieremo una terza stagione di Minecraft. Allora ragazzi, in questo primo episodio andremo a costruire una pagoda giapponese in questo punto qui. Allora, come vedete, stiamo già iniziando a fare un po' di spazio, è un 19x19, quindi ragazzi andiamo a vedere. Abbiamo il 19x19, ora ci manca solo distruggere tutto. Perfetto, questo è il quadrato in cui costruiremo la pagoda. Allora, prima di tutto dobbiamo prendere un materiale un po' insolito, il tavolo da fabbro. Quindi dobbiamo rimpiazzare questo 19x19. Poi adesso dobbiamo andare agli angoli e fare questo. Esattamente così. Dobbiamo fare in tutti i lati e poi da parte a parte dobbiamo togliere tutta l'erba e piazzare altri tavoli da fabbro. E con lo slab di andesite dobbiamo andare a ricoprire tutto il resto. Anziché ricoprire così a vuoto, prima distruggiamo tutto, poi mettiamo in tutto il pavimento, in un secondo blocco, dell'aluminite. Verrà illuminato tutto il pavimento e passiamo dappertutto, ragazzi. E ok, adesso che abbiamo coperto tutto, come sta facendo Mike in questo momento, dobbiamo ricoprire tutto con l'andesite. Ok ragazzi, adesso questo è come è uscito di giorno, ma adesso vi faccio vedere come esce quando arriva la notte. Quindi mettiamo mezzanotte ed è così, ragazzi. Tutta la piattaforma è uguale, identica. Allora ragazzi, adesso dobbiamo fare un pillar di 5 blocchi. 1, 2, 3, 4 e 5. Ai lati dobbiamo mettere dei pillar di muri da 4 blocchi. Così, da tutte le parti. Quindi dobbiamo prendere 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Andiamo a coprire tutto. E poi prendendo il tappeto grigio chiaro, andiamo a coprire le lanterne. Dobbiamo andare qui e distruggere i due pezzi di andesite per poi andare a mettere due di questi slab, per poi andare a fare un muro di 4 blocchi, poi un altro muro da 4 blocchi e poi all'ultimo blocco andare ad aggiungere il blocco di pietra. Tutto questo su tutti i lati. Solo nel lato da cui entrate dovete fare l'entrata, ovvero 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, poi andare a mettere 1, 2, 3 qui, 1, 2, 3 e poi andate a mettere il cancelletto in tutti. Dobbiamo mettere un blocco qua e poi un blocco, cioè uno slab qua in mezzo e poi andiamo a fare così. Ce lo andiamo a mettere qui e ce lo mettiamo qua. Ora per le altre facciate dobbiamo fare una cosa diversa. Dobbiamo prendere la neve e metterla qua. 1, 2, 3. Dobbiamo andare a mettere qui 1, 2. Per poi andare a coprire tutto il resto della parete con la neve. Così. Poi come dall'altra parte dobbiamo andare a prendere il blocco di assi di legno e poi finire tutto. Poi dobbiamo mettere un cartello qui e un cartello qui. Le altre mura dobbiamo coprire tutto qui di neve fino a qui. Qui dobbiamo andare a mettere la recinzione e dobbiamo andare a metterlo. Andiamo a metterci i cartelli. Ok ragazzi, adesso dobbiamo andare a mettere le assi di legno. Dobbiamo mettere lo slab di legno di acacia e portarlo su tutte le mura. E lo dobbiamo mettere ogni due blocchi. A ogni angolo ci andiamo a mettere una lanterna. E dobbiamo fare tutto il giro. Con i cancelli di acacia andiamo a fare tutto il giro. Qui in questi blocchi ci andiamo a mettere
lo slab di andesite. Ora, tra questi due slab di pietra dobbiamo fare questo. Nel resto dobbiamo metterci i blocchi. Ok ragazzi, allora dobbiamo fare 1, 2, 3 e 4 e 5. Poi a intervallo di 1 dobbiamo mettere questi per 5 blocchi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Riempite 1, 2 e 1, 2 con la neve, anche di qua 1, 2 e 1, 2. E poi con l'oro ce lo mettete qui. Poi andate a mettere di sopra la botola di acacia e poi prendendo il pulsante di quercia scura li andate a mettere. Poi dovete andare a prendere due cartelli, uno sopra e uno sotto. Poi dovete andare a prendere due muri del mattone del Nether rosso e metterli qui, qui, qui e qui. Infine andate a mettere un cancello qui e un cancello qui. Ah, ma questo perché non me lo fa mettere? Ah no, va, ok. Boh, sarà stato un bug momentaneo. Allora, si devono mettere due porte qui, poi tre porte di ferro. Dovete mettere due blocchi qui, poi dovete mettere dei blocchi di pietra sotto e poi per due blocchi dovete mettere questi così. Per il resto dovete mettere neve dappertutto. Dovete andare a prendere dei cartelli, metterne uno qui senza niente e uno qui senza niente. Andare a prendere le tre botole così, chiudetele in questo modo, e poi il passo finale, ovvero prendere la recinzione di acacia e metterle una sopra e una sotto. Va bene ragazzi, arrivati qui dobbiamo mettere un blocco di pietra, poi uno di slab del Nether rossi e poi fare questa cosa qui. Ne mettiamo una in questo punto e una in quest'altro. Poi andiamo a prendere le lastre d'arenaria rossa levigate e metterne una qui, la stessa cosa dall'altra parte. Si deve rifare in tutti gli angoli e unire tutto con una linea. Dovremmo fare 1, 2, 3 e 4 fino a qui. E poi con il tetto dobbiamo andare a mettere questi qui, fino da quella porta a questa porta qui. Questo, e dobbiamo riempire anche qui. Ora ragazzi, allora dobbiamo mettere due blocchi, cioè due slab qui e due qui, e poi dobbiamo andare a ricoprire tutto. Agli angoli dobbiamo fare un blocco, poi mettiamoci questi due, mettiamo uno slab in su. Da questa parte qui invece dobbiamo fare così e così, e andare a coprire tutto questo lato qua. Prima di tutto dobbiamo piazzare un'altra colonnina di blocchi. Fatto questo dobbiamo andare in questo punto qui, in questo punto qui, e continuare con il legno d'acacia. Dovete prendere l'acacia scortecciata e a uno metterli in questo modo e poi coprire tutto con la neve. A questo punto dobbiamo prendere la scala di legno di acacia e metterla al contrario su tutti i lati. Dopo aver fatto tutto su tutti i lati dovrete mettere le lastre di legno di acacia e andare da parte a parte. Poi dovete creare delle colonnine da tre blocchi in questo modo qui. Adesso ragazzi, arrivati a questo punto, si deve sostanzialmente fare quello che si è fatto prima. Un blocco d'oro, così. Prendere le botole e andarle a mettere chiuse in questo modo qui. Soltanto due, uno qui e uno qui, in questo modo. Si mettono solo una lastra di mattoni rossi, in questo modo, sì. Allora, prendiamo la neve e facciamo così, lasciando però un buco. In questo buco ci andiamo a mettere la polvere di calcestruzzo nera. Andiamo a metterla
così. Riprendiamo le botole di acacia e facciamo in questo modo. Ecco, e adesso mettiamo semplicemente delle lastre di mattoni del Nether rossi. Andiamo a fare qui questa cosa qui con la lanterna e poi ogni due blocchi mettere una staccionata. Poi andate a mettere nei blocchi restanti le recinzioni, le lastre di mattoni di Nether rosso. Ecco, in questo punto qua le andiamo a mettere, c'è da mettere la lastra di regno qui e qui. Qui ci sono da mettere tutte le lastre di arenaria e poi si collega all'altra parte. Ok ragazzi, ora sostanzialmente dobbiamo ricopiare ciò che abbiamo fatto qui. Si piazzano qui e qui, si riempie tutto con la lastra di legno d'acacia. Anzi, adesso dovete andare qui sopra e fare questa cosa qui. Esattamente così. Dovete prendere le lastre dei mattoni del Nether rossi e metterli da tutte le parti. A questo punto dovrete prendere di nuovo il tronco scortecciato e metterlo in questo modo a un blocco di distanza. Con il restante dovete prendere la lastra di legno di acacia e coprire tutto. Ora dovete rifare la stessa cosa ma con un secondo livello, quindi partendo da qui. Ora ragazzi, dovrete prendere sempre i blocchi di acacia scortecciati e fare un pillar da 4 per poi aggiungere un blocco di pietra. Ora ragazzi, dovrete fare degli altri pillar ma da 3. Ora dovete prendere la neve e fare questa cosa qui, niente neve di sopra. Piazziamo il blocco d'oro, mettiamo la botola e poi dobbiamo andare a piazzare ancora legno scortecciato fino all'altra parte. Arrivati a questo punto dobbiamo piazzare due lanterne marine qui per poi andare a mettere tutta la polvere di calcestruzzo qui. Qui in verità dobbiamo mettere la pietra in questo modo, poi dobbiamo mettere una porta, mettetela così verso sinistra perché poi si chiuderà perfettamente. Ok ragazzi, adesso come abbiamo fatto per gli altri piani dovremo comunque mettere queste staccionate ai lati così, per poi andare a mettere ad uno le recinzioni e poi continuare con i cancelli. Un pillar di fangs fino a qui, ma solo in questi qui all'angolo. Ok ragazzi, allora adesso dobbiamo andare qui e mettere le botole sui cancelli. Per farlo dovete stare in shift. Ok ragazzi, fatto dappertutto, così sempre verso l'interno, adesso dobbiamo semplicemente prendere questo livello qui e fare il giro con tutti i mattoni del Nether rossi. Dopo aver fatto ciò si dovrà fare un livello con il muro di neve per poi mettere un muro di Nether rossi, uno slab dalla parte di sopra e poi un altro muro, poi un muro nella porta centrale e stessa cosa dall'altra parte. Arrivati a questo punto dobbiamo fare una cosa che ormai sappiamo già fare perché l'abbiamo fatta due volte. Ok ragazzi, arrivati a questo punto dobbiamo fare un'altra volta il tetto, quindi ok ragazzi, ora dobbiamo semplicemente mettere degli slab qui e poi sul livello. Ok ragazzi, ora dobbiamo mettere un blocco di pietra qui, un blocco di prismarino cupo e poi continuare in questo modo. Ok ragazzi, ora dobbiamo rifare tutto uguale soltanto a livello più in alto. Andare a mettere solo blocchi. Cosa c'è? Cosa ci sarà mai? Per sicurezza io ti metto abbonato, poi... Che pezzo di merda. Ok ragazzi, adesso dobbiamo fare una circonferenza di pietra e in mezzo ci dobbiamo mettere una lanterna marina. Adesso dobbiamo mettere ai lati l'oro
in mezzo le spugne bagnate e poi un blocco d'oro. Ok ragazzi, dopo aver messo l'incudine ci saranno le lettere U e mo devo stare in shift. Ora mettetevi in shift e mettete 1, 2 e 3 tramogge. Adesso sempre in shift dobbiamo piazzare 1, 2 e 3 muri in questo modo. Adesso che abbiamo fatto questo possiamo mettere 4 stendardi neri. Poi ragazzi, la ciliegina sulla torta, il blocco finale. Allora ragazzi, questo blocco va messo per di qua, vieni di qua. È la testa del Wither, eccola qui ragazzi, è la torre. E ora, come potete vedere, la costruzione è finita. Va bene ragazzi, questo era il primo episodio della terza stagione di Minecraft. Qui sotto in descrizione potete trovare il tutorial originale per costruire la pagoda. Se non aveste capito qualcosa, lo potete trovare nel video originale. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio costruiremo qualcosa di gigantesco, quindi restate sintonizzati. Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi.